affrontiamo sempre l'argomento del lavoro, ma lo affrontiamo da un'altra ottica, e dall'ottica della Confartigianato, tant'è che qui c'è con me Graziano Tiratti, presidente regionale della Confederazione. No? Buongiorno. Benissimo, come Dimmi. va intanto? Tutto bene? Bene, bene, bene. Bene, allora abbiamo detto, c'è stata da poco la festa del lavoro in toni, diciamo così, diversi dal passato, eccetera. Però mi pare che c'è qualche preoccupazione, perché qua il lavoro, molti giovani sono senza lavoro, ma voi come artigianato siete preoccupati? Beh, preoccupati sì, ma anche determinati, diciamo, a continuare a credere nel lavoro come veicolo per l'emancipazione delle persone, come veicolo dove si crea anche ricchezza, dove si crea ricchezza poi, che può essere destinata poi all'utilizzo anche sociale. E siamo convinti che, anzi, cominciamo a sentirne il profumo, cioè della valorizzazione del lavoro, cioè il recupero del significato culturale del lavoro, e ci auguriamo che torni anche una stagione di rispetto per coloro che in qualche modo ogni mattina aprono la serranda e aprono o mettono in moto i loro furgoni per andare a lavorare, per creare un po' di ricchezza per questa nostra regione, per questo nostro paese e, perché no, anche per questa nostra Europa. Quindi, noi notiamo alcune preoccupazioni, ma siamo altresì determinati a combattere e a crederci nel lavoro. Ecco, i giovani e il lavoro, no? Manca questo appeal, perché cioè mancano i posti in sostanza. O abbiamo dei giovani che sono veramente al top e quindi cercano fortuna all'estero, mi pare che le aziende hanno difficoltà ad assumere. Com'è la situazione qui da noi? Ma credo che adesso non si incrocia più la domanda all'offerta, in particolare nel lavoro giovanile, perché qui abbiamo un non allineamento della proposta rispetto all'offerta. Cioè, noi abbiamo moltissimi ragazzi, anzi tantissimi ragazzi bravi nel mondo digitale, ma non troviamo dei giovani che si dedicano anche ai lavori tradizionali, che oggi come oggi potrebbero dare delle risposte importanti anche in termini di salariali. Quindi non c'è, quindi bravi sotto il profilo digitale, con questi nuovi strumenti, ma non altrettanto interessati ai vecchi mestieri. I vecchi mestieri che hanno comunque una richiesta costante, perché qualsiasi società ha bisogno dell'elettricista, dell'idraulico, del falegname, di quelle Anche opere di figure manutenzione, di diciamo ordinaria, manutenzione no? del muratore, perché non solo per la creazione ma per la gestione ordinaria di tutto ciò che sta intorno a noi, dalla casa, nel mondo del lavoro, nell'ufficio. Quindi, se riuscissimo a far collimare le due cose, forse avremmo risolto questo problema. Ecco, senta, i settori in cresta qui in Friuli Gesù ce ne sono, qualche settore va, no? So che voi come Confartigianato, ma anche la Confindustria, battete molto sulla formazione, sull'innovazione, non solo tecnologica, ma proprio per stare al passo coi tempi, no? Perché questo è. No, diciamo, è un tema importantissimo la formazione e l'innovazione tecnologica, perché alcuni mestieri oggi, diciamo, in particolare nella manifattura, ma anche nel mondo della meccanica di precisione, oggi no, no, non basta solo il tornitore o il fresatore o chi utilizza queste macchine, deve avere anche delle competenze digitali. Quindi ecco la necessità di questa formazione costante e continua, perché l'evoluzione tecnologica è molto più rapida rispetto alla calata del processo sulla produzione. Quindi ci vuole formazione, ma chiaramente ci vuole formazione per le nuove generazioni, per avviarle, diciamo, con competenze nuove digitali ai mestieri un po' tradizionali. E Sì. poi c'è anche la formazione organizzativa, no? Perché quella Certo, è anche importantissima, molto la l'organizzazione, il processo di dimentichiamo. organizzazione, le cose, la gestione di una commessa, la gestione di un cantiere, la gestione anche di un magazzino è completamente aggiornata e molto più in linea con i tempi. Quindi l'innovazione e la formazione sono una costante per lo sviluppo.
Ecco, settori in crescita. Oggi ha assunto rispetto agli anni 70 e, o gli anni 50, 70 e gli anni 80 una velocità, una necessità di aggiornamento che la velocità è tripla rispetto a una volta, ma l'innovazione e la formazione, l'aggiornamento tecnologico sono una costante dello sviluppo. Ecco, si parlava di settori, no, interessanti, che li chiamiamo in crescita, ma diciamo così, settori che potrebbero essere un bacino di raccolta di istanze dei giovani, insomma, di lavoro. Diciamo, oggi i settori in crescita sono quelli della meccanica di precisione, i settori in crescita all'estero sarebbero anche quelli del mondo delle costruzioni, dove noi per anni abbiamo fornito un serbatoio di manodopera incredibile, no? Diciamo, per la capacità manuale e anche di adattarsi alle nuove sfide con i nuovi materiali. Soprattutto Friuli. Friuli e Veneto credo che siano stati diciamo una parte di Lombardia dove il serbatoio dove si è attinto a queste cose. Oggi queste competenze non ci sono più e questi settori sarebbero in crescita. E quindi poi abbiamo detto nella meccanica, anche poi nel mondo dell'arredo e dell'arredo su misura, cioè nell'arredo su misura ci sarebbero delle situazioni di grande richiesta, ma che non possono essere soddisfatte in quanto non esiste tantissime risorse umane. Ecco, poi un settore che lei conosce molto bene è l'edilizia. A che punto è l'edilizia? Beh, oggi abbiamo avuto il boom, no, del dopo terremoto, eccetera, poi abbiamo avuto anche tanti appartamenti che sono svenduti, si può dire. Diciamo, no? Quindi la grande epopea del post-terremoto, diciamo, era legata a un fatto straordinario, la ricostruzione. Poi c'è stato un momento negli anni 90, inizio degli anni 2000, che c'è stato uno sviluppo però non razionale, irrazionale, in cui si è pensato che costruire il nuovo occupando territorio e fosse più la politica più giusta, e abbiamo dimenticato i centri storici. Poi non abbiamo, in quella fase lì abbiamo dimenticato un'altra componente, l'andamento demografico, che se fossimo stati attenti già all'epoca aveva dei segnali, nonostante il rimpinguamento del dato con la venuta di persone dall'estero, quindi di emigranti che si sono sistemati nella nostra regione, il dato demografico andava calando e quindi non abbiamo tenuto conto di questo e siamo arrivati alla crisi che poi, unita alla crisi finanziaria, ha prodotto degli effetti. Come si dice, una tempesta perfetta, no? Sì, tempesta perfetta, allineata, perché in un momento in cui anche i valori immobiliari sono crollati, ha messo in difficoltà famiglie. Non era che erano drogati prima, forse. Credo, senz'altro, era aveva un po' sopravvalutata. No? Però per 50 anni, dal dopoguerra in poi, aveva la rivalutazione, aveva coperto il tasso di interesse, e quindi nessuno avrebbe mai immaginato. Senta, invece, come mano d'opera l'edilizia? Perché io ho sentito tempo fa che c'era anche dei paesi in carne che proprio aspettavano la bella stagione per trasferirsi all'estero e portare la loro manodopera. Invece da noi c'è una manodopera straniera, mi pare capire. Oggi la manodopera che opera nel settore edilizia, l'80% è data da persone che arrivano dall'est Europa, che però, diciamo, rispetto ai nostri vecchi muratori hanno un approccio, sono dei lavoratori ma non hanno quelle competenze, quelle manualità che avevano i nostri, che quando andavano all'estero hanno costruito delle cose sopraffina che era propria dei nostri muratori. Oggi non partono né dalla Carnia né dal Friuli, ma vengono in Carnia, in Friuli, e quindi anche nei lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria stiamo scendendo come qualità. Ecco, siete invece una nuova frontiera, mi pare anche lei ne aveva parlato nella scorsa puntata, è l'ambito ambientale, no? Cioè questi lavori
che interessano l'ambiente e che sono molto importanti, a parte che sono all'ordine del giorno, perché la terra in qualche modo dobbiamo salvarla, ma di là dei processi di moda, sono dei processi che dovrebbero essere seguiti in maniera costante per dare anche il posto di lavoro, il riciclo, tutte queste robe qua. A che punto siamo, Presidente? Beh, io credo che dopo, diciamo, di anni di trascuratezza nell'ambito della manutenzione dell'ambiente e del territorio, oggi con le sensibilità attuali, ma si torna e viene visto anche come un momento di sviluppo, quindi diventa l'ambiente e il territorio diventa non solo una componente di qualità di vita, ma diventa un elemento anche per creare del lavoro. Va da sé che diciamo 50 anni di mancata manutenzione sia ordinaria che straordinaria, oggi ci mettono di fronte alla necessità di affrontare questo problema, perché sennò a ogni piccolo temporale ci troviamo in danni immensi. Ma credo che se saremo in grado di recuperare anche l'approccio culturale alla manutenzione e alla gestione ordinaria, e recupereremo quel grado di capacità che dimostriamo nella gestione dell'emergenza, credo che avremo sicuramente un bel percorso davanti a noi. Poi quando parliamo di ambiente e territorio, tutte le zone industriali vanno riqualificate, rigenerate fino alla completa demolizione di quelle che ormai non rispondono più ai criteri produttivi di oggi. Quindi c'è una fase di lavoro, dobbiamo fare chiedere al mondo della politica, ai decisori della politica sia locali che regionali ma anche nazionali, di destinare alcune risorse e insieme dire quali sono le priorità per iniziare un lungo percorso virtuoso che ci porterà ad avere un Friuli ancora più protetto, più in ordine e con maggiori opportunità di lavoro, perché poi l'ambiente vuol dire anche risorse boschive, vuol dire tanto, vuol dire economia. E noi in Friuli lo sappiamo bene, come sappiamo bene che i giornali dicono che in Friuli è ancora in recessione, però il governo ci dice, alto là, la bacchetta magica ci ha portato a un periodo di... La recessione è finita, ho sentito l'altro giorno un autorevole giornalista che va per la maggiore, il governo ci dice che abbiamo finito. No, io non credo che sia finita, perché forse c'è stato eccessivo allarme prima, perché questi dati di rallentamento derivavano dai dati del settore dell'automotive, no? Dell'auto, per cui il rallentamento di questi comparti aveva creato sul PIL un allarme. E ci sono alcuni settori che si è contratta anche la domanda dall'estero, quindi qualcosa. Come non era del tutto esatto quel dato, se non legato a cose congiunturali, non lo è esatto adesso, o se c'è una ripresa è perché avevamo raggiunto il punto morto inferiore, è chiaro che prima o poi qualcosa si deve muovere, quindi ci vuole ancora un po' di cautela e di attenzione, perché i fenomeni economici oggi, mentre una volta ci dicevano che un ciclo economico aveva 7 anni in salita e 7 in discesa, oggi basta poco che la leva, molto più veloce, la leva finanziaria ti mette subito. Sì, dall'ultima domanda, perché i nostri telespettatori stanno pranzando, quindi stanno un po'... Non vogliamo disturbarli con... Ecco, oltre facciamo l'ultima domanda. Diciamo che possono gustare i buoni prodotti che in Friuli ci sono, dai cibi al vino, eccetera. E poi alla fine vorremmo anche salutarli dicendo che noi siamo preoccupati, ma dobbiamo essere anche determinati a continuare a fare il nostro lavoro, e siccome viviamo in una terra dove possiamo goderci di un ambiente, un territorio di cibi e di ottimi vini, possiamo anche affrontarla con più serenità. Esatto, allora, e auguriamo loro buon pranzo. Allora accogliamo l'appello del Presidente Tilatti, come dire, le disgrazie vengono da sole, ma noi siamo sempre ottimisti perché siamo friulani, e quindi, come che si dice, no? Tiri su le mani e lavoriamo. Bene, alla prossima, buona la visione con Telefriuli, e grazie ancora al Presidente Tilatti. Benissimo.